Raga, quest'oggi siamo qua, tornati su Brawl Stars, con spero in realtà il primissimo drop ce l'abbiamo. Oggi faremo una sorta di challenge, anche se in realtà no. Star Drop Challenge l'ho chiamata praticamente. Adesso andiamo a prenderci questo primissimo drop, che è super raro. Epico, attenzione. Beh, epico, dai, ci può stare. Ci ha dato, vabbè, a parte la doppia gettoni che non ci interessa, fatto sta che è un drop epico. Questo cosa significa? Che io dovrò giocare con un brawler epico. Al prossimo drop, in base alla rarità che esce, anche lì andremo a usare un brawler di quella rarità e così via fino alla fine. Per quello vi dico che sì, challenge, ma non è proprio una challenge. Quindi epico. Io, guardate, visto che c'ho Edgar anche con la missione, oddio, 649 coppe, insomma, un po' particolare, speriamo in bene. Andiamo nelle due, ormai che ci siamo, tanto non cambia niente. Se faccio le missioni anche meglio. Più che altro, vabbè, con Edgar in questo caso dobbiamo farci solo una partita, perché alla prima vittoria abbiamo un altro drop. Io comunque penso che ogni partita che vi metto cambio brawler, così almeno viene un po' più dinamico, ci sono più brawler ed è più bello. Però ovviamente rispettando la rarità che ci dice il drop, quella è la prassi. Stampa non è neanche così male comunque, se riusciamo a boostarci un po' con i power up, cosa che vi devo dire, per ora stiamo anche facendo abbastanza bene. C'è il centro che è molto corposo. Qua il buzz è solo soletto. No, che però non è un buzz, è uno squeak. E se io prendessi la super in tempo, cosa? Vabbè, nel chill proprio, bellissimo. Ok, recuperiamo la vita. Caro amico mio Leon, però sai che il centro se ne sai, che dolore pazzesco. In realtà il centro se lo sono già presi a quanto pare, anche se non vedo nessuno, quindi penso siano camperati. Forse no. Dov'è che stanno i bro? Vabbè, andiamo a pushar. No, non, assolutamente non così. Però questo qua, dai, corri Rex, corri, corri, corri. Ma ha fatto male, però siamo in due. Poi non ce lo possiamo fare. Certo, il bro scappa. Però comunque credo che vada a chiudersi. Come fa a uscire? Cara Jessie, mi sa che tu da lì non esci. A meno che, cioè, se tu saltassi, però sarebbe anche meglio. Almeno ci prendiamo i power up. Però a quanto pare no. Per ora stanno lì. Ma adesso lì per forza saltare, ti prego. No, i power up là sotto. Peccato. Vabbè, arrivati a questo punto. Oh, però aspetta, guarda quanta robetta che c'è qua. Si prende tutto, bellissimo. Qua abbiamo i due bro che non hanno nulla poracci. Quindi penso che questa partita, in teoria, dovremmo essere destinata a vincerla, no? Se no possiamo andare da questi centrali, che anche loro non è che siano messi chissà quanto bene. L'unica cosa è che non riesco a trovare il momento giusto per saltare, e non è così buono il fatto che mi sia separato dal mio compagno. Però ok, fuori uno. Ecco, il mio compagno ci è andato giù, però in teoria ok, anche lui. No, alla fine è niente, mannaggia, peccato. Però non è un problema, siamo arrivati secondi. La stellina ce l'abbiamo, vediamo un po' stavolta. Ecco, è un bel raro sbocco, perfetto. Quindi adesso fino alla quarta partita si va di raro. Io direi di iniziare da Colt, visto che c'è la missione. Sempre nelle duo ci può stare. Stavolta magari cerchiamo di fare una partita un po' più carina, che quella di prima è che sia stata bellissima, non ho fatto niente e alla fine l'abbiamo pure persa, non buono. Quindi, caro Byron, aspetta un attimo, non saltare. Oh, vabbè, tic nel cielo, no, però spike un po' pericoloso. Ok, mannaggia, lui, faccio di questo, lui giustamente prova a far esplodere tutto. Scaprax, corri, 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 corri. L'ho tipo distrutto, ah, l'ho killato, ottimo. Ma c'è un sacco di roba. Ah, guarda, mi metto qua così il mio compagno spona qui, prende lui la robetta, io intanto vado sopra sperando che la Piper non ci dia noia. E questo posso dire che è un gran bello start, ragazzi, non male per niente. Fortunatamente abbiamo preso tutto noi. Byron, per favore, non ci crepare ancora, gentilmente, non mi sembra di chiedere chissà che. Siamo già terzi, quindi se questi qua nel centro eventualmente finissero in un panino, attenzione, bella sta super, ottimo, manca soltanto Bossy. Bo, avvicinati, bravissimo, ottima mossa, davvero complimenti. Dai, vediamo stavolta allora di vincerla al 100%. Con un primo, aia, che dolore. Un primo posto, grazie Baron che mi curi. Però stai attento anche te, che non è che sia messo così tanto bene tu con la vita. Quindi ecco, infatti, però fuori uno. Vado di super, anche se era ancora un po' distante. Dovrei prendere i power up qualora. Tu stai bene, non ti preoccupare, va benissimo così. Oh, ok, questa qua è andata bene. Cambiamo, mettiamo un altro raro. Vediamo, dai, bombardino tattico. Sempre nelle duo. Io dovrei andare sotto, che è pieno zeppa di roba. Perfetto, anche Ambra, due power upettine li ha presi. Andiamo nel centro, mi piace. Bellissimo il centro, e si fa 6. Questa non si può perdere adesso, va bene tutto. Questi due poracci non hanno nulla, però occhio che fanno molto male. Bello. Dai, dai, che ci fai giù, forza. No, Iris, ti prego. Nome non molto content, quello di... Cioè, in realtà lo è, ma insomma, poco family friend, mettiamola così. Tu giustamente fai di questo, io perché ti dovrei missare malamente. Ma tu che sbocco, come ho fatto a non prenderlo mai. Buono, però arriva il suo compare, giustamente, a supportarlo. Dov'è che sei andata, piccola Bea? Ok, sta là sotto. Fino a quando sono leggermente splittati, va comunque bene. Qua, amico mio, perché non hai insistito? Vabbè, ci va giù lo stesso, ok. Anche se pure il mio compagno ci va giù. Però io, in teoria, dovrei dare il colpo di grazia.
grazie al nostro amicone incredibile. Ma da quanto l'ho rischiata, ragazzi. Secondi, ok, aspetta, che vorrei vincere. Oddio, no, non credo che la vinceremo. No, come facciamo? Oddio, in realtà si può fare. Aspetta, ah, che dai, mi ha preso attraverso le pareti, ti pare. Però c'è il mio compare qua che ha fatto la kill. Si sta un po' boostando. Sì, il colt, però auguri. Non è impossibile. Forse in realtà un po' lo è. Torno in vita, vediamo se ce la facciamo in un qualche modo. Ma sinceramente, sì, vabbè, proprio in mezzo al caos. Oh, però attenzione, perché forse vado a morirci malamente. Comunque va benissimo. Quindi si ricambia ancora con un altro raro. E stavolta vado di il primo. E vincendo questa, in realtà abbiamo un altro drop. Io spero non di nuovo raro. Mi piacerebbe fare un'altra rarità. Va bene, anche super raro, però insomma raro. Poi vabbè, in realtà c'è l'ultima stella. Però quella in quanto ultima, il video poi finirà. Cioè, diciamo che quello che ha valenza è stata la stella gratis del giorno. La prima è effettivamente dopo la prima vittoria, e quella che ci sarà dopo questa, che penso che perderemo tantissimo. Vado di gadget, potrebbe essere interessante. In realtà poteva esserlo, però non è andata come speravo. Ma secondo me, ragazzi, cioè nel senso, se si avvicinassero un pochettino, ma proprio poco, tu mi sa che hai perso tantissimo di vita. Scappa, bro, ti prego. Non lo so, ragazzi, è un po' complicata la situa. Forse poi ho trovato un buco. Purtroppo non ho potuto far nulla. Però attenzione, perché sono arrivati gli altri, e codesti altri, se la Lola ci andasse giù, sarebbe comunque un secondo posto. Ma da quanto l'ha rischiata, bro. Partita veramente orribile questa, però ok. E quindi vediamo, stellina tattica per noi. Ok, già super raro, va benissimo. Super raro, ok, non mi lamento. Oggi proprio bastava solo averne diversi. Guarda, ho Carl con una missione, quindi direi che ci sta a usare lui. Vediamo, la mia Pam compagna è l'unica assieme a me ad avere il titolo. Bro, sì, basta che non spari a caso. Tu sei fortissimo col titolo. Ma che sta a fare? A Pam, ci sei o ci fai? Qual è il tuo piano? Guarda, sta sparando a Muzz. Ma che è? Mi sa che il bro ha deciso di trollarla. Oppure sta giocando il fratellino di 6 mesi, probabilmente. Tutto questo comunque già quarti, non male. Qual Iris? Cioè, sì, Iris, Eve. Ma la mamma è ancora là che spara a Muzz. Ma che sta a fare, bro? Ma che è? Ma che è successo? Ma cosa mi rappresenta tutto ciò? Oh, ma che fai? Niente, vabbè. Neanche posso andare a prendere i power up, purtroppo. Io sta partita quindi me la devo giocare da solo. Come faccio a vincere? Spero che adesso ritornando faccia qualcosa, nel senso. No, direi che, cioè, va bene. A sto punto ti uso come esca. Io, regà, devo per forza camperarmelo. Però aspetta un attimo. Ma letteralmente, cioè, c'è un qualcosa che lo fa andare di automira in loop. Vabbè, comunque, terzi, lasciamo che si fightino loro per forza di cose. Eventualmente lasciare il mio compagno come esca va sempre bene. Qua, ok, ancora. Ma che partite sono, aiuto. Ok, secondi. Vabbè, guarda, cioè, sì. Vai, buttatemi di tutto. Ora andiamo con Jesse. Sperando ovviamente di non avere un compagno come quello di prima. Vi giuro, mai successa una cosa del genere. Ma penso anche a voi, è una situazione un po' particolare. Ma d'accordo così. Fatto sta che in teoria dopo sta partita dovrei aver finito la missione nelle duo. E cara amica mia bella, io ti direi che forse al centro potevo aspettarti, lo so. Era forse la cosa migliore, però non credo che ci saranno problemi, infatti. 4 power up per iniziare vanno più che bene. Qua attenzione che forse sulla Piper riusciamo a fare qualcosa di buono. Non proprio, ma almeno non ha preso power up. Ha fatto un male incredibile. Vorrei prendere il power up qualora potesse essere possibile. Ma forse così tanto possibile potrebbe non essere alla fine. Quindi con estremissima calma. Tu non sai da dove ti esco. Infatti ti esco da qua. Perfetto, anche la Piper ci è andata giù. Ottimo. Non si è messi male. Però questi due qua sotto hanno i nostri stessi power up. Quindi qua diciamo che, come dire, o mori a noi o mori a loro. Poi se loro dovessero avere anche un bel panino. Ah, va nel centro. Quanto... ok, andate nel centro. Ok, ci può stare. Gli altri in tutto questo dove saranno? Occhio, bel, resisti, recupera la vita per favore. Mi sa che sono in un panino i due bro qua. Infatti il Brock giustamente si è anche allontanato. Ti butto una torretta incredibile. Ma ha fatto un male pazzesco. Recupera la vita Raxor, vai torretta. Il Brock zitto zitto potrebbe in realtà distruggermi. No, scappa, scappa, scappa. Raga, posso dire che forse è meglio andare dagli altri, visto che c'è il primo che non ha nulla e noi siamo entrambi dalla distanza. Forse è la cosa migliore andare verso di lui. Ok, non ha proprio nulla questo. Infatti fuori la Piper, il primo in teoria senza che abbia nulla, lo pusho fino alla fine, anche se arriviamo secondi chi se ne frega. Ragazzi, sto il primo, maledetto, mannaggia. Ok, a posto, volevo buttare la torretta, ma l'ho fatto in tempo, ma va bene lo stesso. Secondo posto, la sagra dei secondi posti. Però attenzione, peccato, ci stavo credendo. E anche qua direi che cambiamo brawler. E dunque con Dynamike, non è che per assurdo ci scappa una bot lobby, perfetto. Dicevo un primo posto, però in bot lobby in teoria ce la faranno i nostri eroi. Centro golosissimo, non posso non prenderlo. Grande Bibi, guarda che start. Oh, arriva Iris. Ok, bella pernita.
Perfetto. Vabbè, raga, questa qua per essere vinta è vinta. Cerchiamo di fare almeno un primo posto. E poi in realtà dopo questa abbiamo l'ultima. E io vorrei fare un primo posto per chiudere. Ho fatto solo dei secondi posti in sto video. Ok. C'è andato giù il mio bro. Non so come hai fatto, ma vabbè, qua comunque da solo dovrei farcela. Forse sì, forse no, chi lo sa. Faccio di questo. Ok, c'è solo il Brock nel chilla. E vorrei anche vedere, insomma. Ultimo super raro, vai Jackie. C'ha anche l'overdrive proprio di cattiveria. Sperando di non essere in bot lobby. Ok, non lo siamo. Dai, bot 2. Questa è da primo posto, per forza. Qua prendo il volo power up, me ne vado. Centro, non c'è niente. No, che è sto sbocco? Vabbè, però c'è il Leon, va benissimo. Per il resto ci stanno anche qui. Sì, ma questi qua, bro. Posso provare a farti di questo e ci può stare. Devo scappare tipo alla velocità della luce. Ragazzi, quant'è sbroccato Jackie? Vado, quant'è sbroccata? Fatto sta che, vabbè, io proverei ad andare nel centro. Certo, però torna al compagno. No, lasciamo stare per ora. Oh, intanto il mio bro ha fatto una kill, bravissimo. Qua però ci sta il gas, che con la vita è un po' quello che è. Attenzione, alla fine non siamo andati addosso al gas, ma va bene lo stesso. Ok, perfetto. Prendo il power up. In teoria Lolla dovrebbe riuscire a killarlo. Torna chiaramente Leon in tempo, però direi che bro, purtroppo t'ha detto male. Io ho il gadget overdrive, supero tutto. Bro, andiamo a pusharli, ma tipo tantissimo. Hanno un sacco di roba, però posso dire che sono tranquillo. Cioè, avendo tutto, è difficile scammare. Me l'ho detto, ragazzi, l'ho detto. Vabbè, sicuramente la Jack... No, no, c'è quella torretta che ci dà molta noia. Se riuscissi a toglierlo, caro bot 2, senza morirci, ovviamente. Bro, state attento, annaggia te. Ok, torretta andata. Ma ci manca solo che perdiamo da questi. Vado di overdrive, faccio così. Devo proprio andare di cattiveria. Ok, andiamo dal semino. Veloce Raxor, uso la super. Ok, forse però non la vinciamo, a meno che non riesco a recuperare la vita. Ok, ma che fortuna pazzesca. Dai, in teoria si può fare a sto punto. Ok, fatto uno, manca soltanto Ems. Però qua ci fa malissimo. Abbiamo vinto. No, vedi l'ultimo, almeno l'ultimo. Devo per forza chiudere in bellezza. Quindi ultimo drop, sarebbe content se qua adesso trovassimo un bel leggendario, invece epico. Vabbè, almeno qualcosa di estetico, che sia mai. Quindi raga, questa challenge, chiamiamolo così, è andata. Se volete altri video di questo tipo, fatemelo sapere nei commenti, che tanto qua il calendario ancora per un po' va avanti. Per il resto mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.